Meno male che Chagall non stanca mai, o perlomeno ti permette di cadere sempre in piedi. Il pittore dell'amore della capra che suona il violino è un must-have per le sedie espositive che vogliono darsi un tono. È una risorsa inestimabile per quelle che ne posseggono qualche opera. Chissà perché tanta attrazione verso il sentimentale positivo Marc. Forse perché le sue opere ci catapultano in un mondo fiabescamente reale all'interno del quale ci sentiamo a nostro agio? Ecco cosa ci racconta la retrospettiva Chagall Love and Life, appena inaugurata presso il chiostro del Bramante di Roma. Le tre culture a cui appartiene l'artista, quella ebraica, di cui sono testimonianza gli elementi mistici ed espressivi nella sua opera, quella russa delle icone e quella occidentale dei grandi pittori della tradizione, da Rembrandt agli avanguardisti. I temi fondamentali che hanno segnato le sue opere, le radici nella nativa Vitebsk, in Bielorussia, l'amore per la moglie bella, il connubio con la letteratura. Sono infatti presenti le illustrazioni del libro Le anime morte dello scrittore russo Nikolai Gogol e quelle delle favole di La Fontaine. E per immedesimarsi totalmente nella sua arte, nell'ultima sala vi è la proiezione a parete della famosissima La passeggiata, che invita il visitatore ad entrare letteralmente nel dipinto e a immortalare il proprio viso al posto di quello degli amanti. Un augurio poiché tutti possano trovare il grande amore, come quello di Marc e Bella, dei quali proprio quest'anno cade il centenario del matrimonio.